E comunque ci tengo a precisare una cosa, perché avrei dovuto fare un video già da molto tempo indietro e approfitto per farlo. Allora, io non capisco perché questo elettroutensile, che può essere anche di un'altra marca, abbia il nome di friggitrice ad aria, quando praticamente è solo un forno ventilato compatto. E andiamo a vedere anche il perché a differenza di un microonde, dove all'interno c'è il magnetro, c'è tutto un sistema particolare affinché le microonde cuociono i cibi. Qui parliamo di un forno ventilato, ok? Abbiamo il display come vi ho fatto vedere. Qui sopra c'è una ventola che serve a raffreddare il trasformatore, l'alimentatore, ok? Perché l'alimentatore, stando sotto tensione, si riscalda. Con questa ventola la andiamo a raffreddare, anche perché con il calore della resistenza che sta sotto, chiaramente fa aumentare la temperatura dell'alimentatore e ha bisogno di raffreddarsi. E poi quest'aria calda viene espulsa qui da una fessura laterale e da qua dietro. Mentre sotto che cosa abbiamo? E andiamo a analizzare cosa abbiamo sotto: una resistenza e una ventola. Questo è un forno ventilato compatto, soltanto che, a differenza di un forno ventilato classico, dove abbiamo la temperatura, il timer, la luce, la resistenza superiore, inferiore e la ventola con la resistenza nella parte centrale, forno ventilato, qual è la differenza? Che qui in 10 minuti, per esempio, riesci a cucinare i cibi. Però attenzione, è vero che esistono da 2 litri, 3 litri, 10 litri, 15 litri, tutto quello che vogliamo, chiaramente più litri ci sono e più c'è un volume all'interno di questa vaschetta, però qualcuno, più di qualcuno, ha detto che i cibi, nel momento in cui vengono, cioè se noi mettiamo delle coscette di pollo, per esempio 1, 2, 3, 4, lui cuoce, ok? Se ne mettiamo 10, cioè per assurdo, se qui riempiamo di tutte le coscette di pollo, in mezzo qualcosa non andrà cotto. E quindi avere 30 litri, quando però all'interno noi possiamo solo mettere qui qualcosa, è anche uno spreco. A differenza del classico forno che tutti abbiamo nelle nostre abitazioni, un forno 60x60, all'interno abbiamo le leccarde, ci mettiamo dentro tutte le cotolette che vogliamo, tutte le stesse patatine che vogliamo e abbiamo lo stesso e identico tipo di cottura, che non è fritto, perché la frittura si fa nell'olio, questo non è fritto. A me sarebbe bastato soltanto che questi elettroutensili venissero chiamati forno ventilato compatto o qualcosa del genere, ma di friggere, attenzione che di friggere non frigge niente. Quel tipo di doratura la riusciamo ad avere anche con il forno ventilato, anche perché se noi prendiamo le patatine, per esempio, surgelate, o se prendiamo le cotolette precotte, quell'impanatura cotta ti dà quella sensazione di fritto, ma non è fritto, è cotto ed è la stessa identica cottura che abbiamo nel forno ventilato. È giusto, è una riflessione che dovete fare anche voi. Non dovete dire no, ma è quella a friggere. Non frigge niente. Resistenza ventola, giusto? È la stessa cosa. Quindi qui possiamo utilizzare solo il piano, ok? Possiamo arrivare a qualche centimetro, almeno così si dice, qualche centimetro. Qui abbiamo un volume di, non so, 7, 8, 10 litri, possiamo utilizzare solo 2 centimetri, quando nel nostro forno possiamo metterci tutto quello che vogliamo, giusto? Lì ci metti 10 minuti, qui ci metterai 15, 20, anche perché una volta che imposti la temperatura, arriva subito la temperatura, quando ci metterà 1, 2 minuti, prendi i cibi, li metti dentro e cuoci, giusto?